Ragazzuoli, buttiamoci all'interno della nuova stagione 7 di Fortnite, riscattando il nuovo pass battaglia con la skin chimera. Guardate che figata, eccolo qua, l'alieno. A questo punto mi viene da pensare, della nuova season, lo andiamo ad equipaggiare. Andiamo a riscattare anche 5 stelle pass battaglia, che non so che cosa servino, ragazzi. Ecco qua, abbiamo i manufatti alieni, abbiamo un sacco di novità in questa season, davvero interessante. Mi raccomando, lasciate subito un bel mi piace per questa super season. E se vi piacciono queste novità che hanno aggiunto, le scopriremo piano piano durante questa stagione. Vi ricordo di attivare la campanella, iscrivervi al canale e ovviamente shoppare il pass battaglia con il codice LOLOPOLLO per supportarvi al massimo. Adesso abbiamo 5 stelle pass battaglia, quindi direi che possiamo riscattare qualcosina, credo. E a questo punto riscatterei, non lo so, dei V-Bucks. Sì, vai, riscattiamo i V-Bucks, raga. Non so come si fa. Tengo premuto e riscatteremo 100. Ok, non ho capito bene come funziona, ma sembra fighissimo questa roba. Come vedete c'è una nuova pagina in cui ci sono le ricompense del pass battaglia, in cui c'è un sacco di altra roba come la personalizzazione di questa skin, raga, che è davvero davvero fighissima. Guardate questa, molto molto divertente. Abbiamo un sacco di altre novità. Abbiamo il negozio oggetti, vediamo un po' come sarà. Ok, il negozio oggetti è rimasto invariato, anche l'armadietto. E abbiamo la nuova lobby. Guardate qua che bella la nuova lobby, raga. Mi sta casando un botto questa season, credo anche a voi. Adesso andremo a scoprire le nuove armi, andremo a scoprire la nuova mappa, andremo a scoprire i nuovi boss, nuovi NPC, nuovi scagnozzi, di tutto e di più, raga. E ovviamente siamo con il nostro Truster. Benvenuto, Truster. Eccomi, anche io ho preso la skin aliena. Hai preso anche tu la skin aliena e ci stiamo per buttare in partita, perché dobbiamo andare a vedere tutte quante le novità della mappa. E ragazzi, non vi resta che lasciare un pollicione in su in questo esatto momento. Buttiamoci in partita senza perdere tempo, perché questa season secondo me sarà spettacolare. Siamo nella nuova lobby, ragazzi, ma che figata. Cioè, in realtà è uguale a prima, ma qua c'è una roba assurda. Intanto intravedo delle armette qui davvero carine. C'è la cappa. Vedo il cecchino. Il cecchino. Guarda in alto. Pollo, guarda in alto. Oh mio Dio, raga, guardate in alto. C'è la navicella aliena gigante. Ma che figo. Siamo tornati nella lobby della season 1, ma ci sono un sacco di laboratori alieni per la ricerca degli alieni. Ci sono, sono tornati i cecchini, sono tornati le mitragliette silenziate, gli AK, raga, davvero una season fantastica per adesso. Pollo, c'ho la postazione da gaming. Una postazione da gaming, ma che figo, ma soprattutto questo laboratorio è fighissimo, include il simbolo del... Oh mio Dio, perché Lago Languido, Sobborghi hanno dei nomi strani, ragazzi? Perché hanno dei nomi viola? Non lo so, dai, raga. Buttiamoci, allora, buttiamoci. Dove ci buttiamo? Io mi burgerei a Sobborghi. Mi butterei a Sobborghi, raga. Perché. Marco, no, vabbè, è Sobborghi. È un nome viola, raga. Sobborghi. È tutto strano. Non lo so che cosa sta succedendo. Voglio assolutamente cercare i nuovi scagnozzi, le nuove armi, i nuovi boss, tutto quello che c'è disponibile in questa stagione. Oh mio Dio, lì dovrebbe essere. Sì, lì dovrebbe essere il luogo di atterraggio delle navicelle aliene, Truster. Dovrebbe essere proprio una zona dedicata agli alieni. Ok, Sobborghi è rimasta a Sobborghi. Non ci credo. Delle navicelle! Delle navicelle aliene, raga! Ma che sto vedendo? Oddio! Si prende? Come si prende? Come si prende, Truster? Non so come si prende. Ti devi far aspirare, in teoria, da quello che so. Cerchiamo di salirci, non lo so. Ti devi mettere tipo sopra e fatta aspirare. Aspetta. Aspetta, no, ragazzi, c'è una navicella lì sotto, ma non so come si prende. Dai, ti prego, rapiscimi. Fai qualcosa, raga, ci sono le nuove navicelle. Ma che figata è. Oh, fa dei rumori molto strani, raga. Ma non mi rapisce. Gli sparo. Vai, spara, gli spariamogli. Mi sembra una buona idea, vai, Truster. Vai, Truster, sparagli. No, ma quello no, fucile a pompa. Lo so, è questo ho trovato. Ma perché, ecco, mi ha fatto mettere un segnalino in aria, raga? Ma che sta succedendo in questa season? Controlliamo subito le nuove armi. Qua abbiamo un fucile d'assalto. Vabbè, questa non è una vecchia. Mi ha sparato! Ma vai, ma stai fermo! Mi sta sparando, Truster! No! Via, via, scappa! Ci sparano troppo! Tutti. Mi fanno troppo male! Apro una cassa! Uno. Come è sceso uno? Chi è sceso? Oh, ma c'è un tizio, raga! Ma chi è? Chi è questo? No, io voglio rubargli la navicella, raga. Voglio rubargli Ma c'è uno scagnozzo, Truster. Non ci credo, ma si può perquisire? Si può... Truster, si può perquisire lo scagnozzo dopo mesi e mesi e mesi. Vediamo un po' se ci mostra qualche zona segreta. Truster! Mi hanno rapito!
Mi hanno rapito! Trotter, aiuto! Trotter, guardami! Cambia posto. Ah, ragazzi, mi stanno rapendo! Non ci credo, raga. Ma questa season è tanta roba! Mi hanno rapito! Ma adesso mi lasciano! Ma che cosa? Aiuto! Come aiuto. Si guida? Come si guida? Non lo so come si guida. Sto guidando, volo, sali da me. Mi vengo a prendere io. Ragazzi, c'è Truster che guida una navicella, ti prego, fammela guidare, voglio vedere. Oh, ti sei fermato in cielo. Ok. La pistola! La pistola, che bella! Non so come si scende. Scendi, scendi. Come non sai come si scende? Salgo io, salgo io. Sotto. Va. Oddio! Oh. E che devo fare? Sto fluttuando letteralmente. Mi stai spostando, Truster, aiuto! No! Truster, non mi fido di te, scendi. Non so come si scende. Fammi scendere. Fammi scendere. Oh! No! Ragazzi, ma è davvero bellissimo questa season. Truster, se riesci, arrivo io, se non riesci a scendere. Fatemi sapere, ragazzi, se per adesso vi sta piacendo, perché a me sta gasandone un poco, mi sta piacendo un po' la dinamica di gioco. Devo ancora capire bene molte cosine. Riesci a abbassarti? Ecco, ecco. Oh! Che figata, raga! Che io sparo, vai. Oh mio Dio, che sto facendo, raga? Che sto facendo? Sto facendo esplodere cose. Non lo so, raga. Oh no, così si esce. Vediamo come si sale, secondo voi. Non so. Come si sale, raga? Così. Di volare. Non so di più l'aereo, abbiamo molto. No, ho provato io! Aiuto! Truster! No, ma che hai fatto, Paolo? Truster, potrei essere sceso dalla navicella. Però, cioè, scendi, vieni a rianimare. E che ci sparano. Oh, ok, siamo a rifugio. Siamo riparati dalla nostra navicella. Ragazzi, lasciate un bel mi piace in questo momento per questa nuovissima season. Abbiamo visto solamente una delle novità, le navicelle. Ci stiamo già divertendo un botto. Non stiamo capendo bene come funziona e come si guidi in realtà. Però, vabbè, questo non è fondamentale, no? Allora, dobbiamo capire come si sale, raga. Sto salendo? Oh, aiuto! Ok, ho trovato il tasto per salire. Quello scappa, ho colpito un altro. Andiamo, scappiamo. Ma che figata la zona al centro, bella! Dove era la guida che è stata distrutta? Sto scappando una scendiamo palla qua, laser. Scendiamo qua. No, non scendiamo qua, ragazzi. Questa ce la vediamo dall'alto perché secondo me non c'è nulla. Quello che mi interessa, raga, è soprattutto quella sorta di agenzia che troviamo qua davanti. Tra l'altro, dovete sapere che è cambiata non solo un po' di città, ma è cambiata anche fattoria frenetica. Adesso è molto più bella e sembra molto l'Under Italy della vecchia season. Guardate, con il fienile, tutti i silos e tutte le cosine. Si chiama Potere Pannocchia. Wow, che bel nome. Eccoci qua, andiamo verso questa nuova zona che sembra essere davvero davvero molto figa. In basso a destra ci sono dei simboli che non riesco a capire, ragazzi. Ci sono dei simboli alieni, vabbè, lasciamoli lì dove sono. E direi di approfittarne per usare la zona di atterraggio qua. No, dai, secondo me c'è un modo per scendere. Si abbassa da solo in teoria. Aspetta, cerchiamo il tasto per abbassarci. Dai, lo troviamo. Allora, con spazio vai in alto. E non lo so, Truster. Siamo bloccati in cielo, dici? Faccio così, dai. No! Ti ho preso. E adesso dove li porti? Ti porto in un posto magico. Ma forse ti posso rianimare, sai? Sì, lo so che mi può rianimare, se non... Con R si scende, trovato. Perfetto. Arrivo, te li animo. Guardate qua che figata questa nuova zona degli scagnozzi, raga. Vedo una roba strana lì giù. Dopo andiamo a vedere di che cosa si tratta. Intanto rianimo il tappo di... Ho visto una cosa... Cosa hai visto? Ai. Io vedo tra l'altro un NPC. Ho visto una macchina nuova. Una macchina nuova? Ah no, non è... Cioè, è nuova, però è... Vai, prendila. Ma che figa! È la macchina degli scagnozzi! Ma che figata, ragazzi! Qua c'è una jump! C'è una jump! Ma che figo! Voglio vedere lo scagnozzo anche che è qua dentro, raga. Potrebbe essere una sorta di boss. Vediamo? Ma che figata questa zona, Truster! Sono in un punto assurdo. C'è uno scagnozzo qua dentro che si chiama... non lo so come si chiama, ma mi ha dato le bende. Grazie mille per le bende. Un ottimo aiuto, grazie mille. Truster, non ti preoccupare per me, sto arrivando con la mia super navicella aliena, quindi tranquillo che arrivo in un batter d'occhio. Guarda qua, neanche il tempo di chiamarmi arrivo, perché ho una super velocità con questa navicella, spero, cioè almeno credo. Dobbiamo andare tra l'altro a visitare altri nuovi posti, perché dovete sapere, ragazzi, che sulla mappa, a parte che ci sono un sacco di posti strani tipo questo, Truster, che non so che cosa sia, ma è fuori safe purtroppo. Ah no, è in safe.
Ci andrei subito, raga. Nuova zona strana, l'andremo a vedere. Mi raccomando, guardate il video fino alla fine per scoprire tutte le novità, per non perdervene neanche una. E soprattutto lasciate un bel mi piace, shoppate tutto con il codice Lollopollo se volete supportarmi al massimo. Thruster, se vuoi, dato che ho imparato a scendere. No! Io sapevo che eri morto. Non ho imparato a scendere del tutto. Vieni, è un artefatto alieno, quello dopo lo prendiamo. Vieni a derivarmi, tanto che potrei aver sbagliato l'atterraggio, diciamo. No, pollo. Vieni, che parte la safe, se no. Insieme al nostro trasterone adesso andremo ad esplorare questa zona molto strana, indicata da questo simbolo alieno che è presente sulla mappa. E vediamo di che cosa si tratta, raga. Comunque, da quello che ho capito, si scende con R, raga, con il tasto R, sì, perfetto. C'è... È la cassa! Che strana questa roba, raga. Mi ha fatto male. Dobbiamo trovare il punto giusto in cui colpire per primo. Piano. Qual è il punto giusto? L'ha trovato, okay, Thruster. Bravissimo. Vai. È questo adesso. Poi quest'altro sopra. Vai, okay. Poi tocca a me. Vai. Qua sopra. Vai. Che figata, raga. Ok, insieme. 3, 2, 1 insieme. Vai. Perfetto. Vai insieme ancora. Aspetta. 3, 2, 1 via. Oh, che figata. Vai ancora. Boom. Si apre, ma quando si apre questa cassa, raga? Per aprire una cassa mezz'ora. Per delle mitragliette. Tutta questa fatica, Thruster, per una mitraglietta. Però abbiamo ottenuto dei bonus strani, raga. Non so davvero che cosa abbiamo ottenuto. Creazione, ci sono delle viti. Oh, Thruster, le armi si possono craftare. I vampafucili, le cose, sì, davvero bulloni, un sacco di roba. Vieni, saliamo, andiamo verso un'altra nuova zona, perché sta arrivando la tempesta di nuovo. Allora, cerchiamo qualcos'altro di nuovo, dato che siamo appena entrati in partita e non sappiamo cosa c'è di nuovo, raga. C'è questa zona di sabbie sudate completamente inesplorata, anche fortezza furtiva, raga. Non vedo l'ora di scoprire tutte quante le novità. Mi raccomando, continuate a supportare al massimo il canale, perché in questa season, ragazzi, ci divertiremo un mondo. Mi raccomando, non mancate nei prossimi video, perché saranno assurdi. Faremo un sacco di challenge, un sacco di sfide insieme al nostro Thruster, insieme a tanti altri ospiti. Ragazzi, ho sbagliato posto, scusate. Ok, dovrei essere in grado di sparare, credo. Ok, perfetto, vediamo un po' il colpo. Wow, che figo. Come, qua ci sono dei cosi strani, raga, dei simboli alieni, dei segni, non lo so, dei trampolini alieni addirittura vedo. Oh mio Dio, che figata. C'è un NPC, andiamo, c'è un NPC, si chiama Sunny. Ok, bene, il tizio del bunker sa che esisto, esattamente quello che volevo. Quale bunker e quale tizio, ragazzi? No, vabbè, iniziamo così questa season, ragazzi, io esplodo veramente, cioè, veramente troppa roba tutta insieme. Io ho paura di quello che andrà a succedere durante questa season, dato che ci saranno un botto di cambiamenti, un botto di nuove armi in corso di gioco, un sacco di cose. Continuiamo il discorso. Già, ho visto un po' di cose, ma non ti dirò niente. Non lavoro con le persone. È un alieno. Ok, ragazzi, ok. Va bene. Vi dico solo tanta roba, raga. Qua ci sono, tra l'altro, i trampolini alieni. Che dirvi? Direi che per oggi è tutto, ragazzi. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video di Fortnite in questa nuova stagione. Andremo a comprare il pass battaglia, andremo a fare un sacco di challenge, un sacco di sfide. Mi raccomando, dovete lasciare assolutamente un like e supportare il canale al massimo. Thrusterone, grazie mille per la partecipazione. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video, mi raccomando, Thruster. E... che dirvi? Un salutone a tutti, ragazzi, grazie mille per la visione. Davvero tanta roba questa season. Lasciatemi i vostri pareri nei commenti.